Aspetta. Pronto, Paloma? Sì, Nicholas, sono io. E stiamo ancora provando e siamo in ritardo. Allora non vieni? Sì, 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 arriverò un pochino più tardi. Aspettami lì. Sì, 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 io ti aspetto tutto il tempo che vuoi, ma non preferisci che ci vediamo a casa mia? No! Vengo io al capannone, così parliamo più tranquilli. Un bacio, ciao, Nicholas. Piedi. Non riuscivo a dormire. C'è qualcosa che non va? Sì, sì, veramente sì. Hai ragione, scusami, perdonami. Da quando Otto è morto non riesco a dormire molto bene. Mi sento tanto sola. Non ho nessuno con cui condividere la mia giornata. È strano. Deve essere terribile. E soprattutto in una casa a te strana. Sì, almeno così sto con altra gente e posso distrarmi un po'. E tuo figlio sta con altri bambini? Sì, anche se fa un po' di fatica, poverino. Non vuoi bere qualcosa di caldo? Va bene, sì, mi farebbe bene un infuso di tiglio. Beh, ho una ricetta migliore. Quello che facciamo normalmente in questa casa è bere un bicchiere di latte caldo. Per il sonno è l'ideale. Pronto? Nicholas, sono io. Dove sei? Stai bene? Sei qua? Stai arrivando? No, ho avuto dei problemi, non posso venire. Dimmi che mi stai prendendo in giro. Ti ho aspettata tutta la notte e adesso tu mi dici che non puoi venire. Perdonami, ho fatto tutto il possibile, capiscimi, Nicholas? Capiscimi? Chi capisce me? Nessuno mi capisce. Invece bisogna sempre capire te e non puoi farmi una cosa simile. Io non me lo merito, eh? Hai ragione. Dai, perdonami. Ti chiamo in questi giorni e vediamo quando incontrarci, ok? No! Ciao! No, Paloma, non attaccare, Paloma! Ha chiuso! Signor Federico, perché vai in giro per casa come se fosse... Mi scusi, signora Malalacqua. Signor Federico, santo cielo, si sieda lì. Sembra un bambino, si farà male. Deve fare un po' d'attenzione. No, adesso mi fa male la gamba. No, la testa va un po' meglio adesso, ma non posso. Molto lavoro da fare. Molto lavoro da fare? E quando lei morirà, noi cosa faremo, eh? Deve rimettersi, deve guarire, signor Federico. No, insomma, no, coraggio, andiamo posso, a letto. Non posso andare a letto, ho molte cose da fare. Mattias, per favore, bisogna risolvere il caso del quadro al più presto. Per favore. Ma ce ne sarà bisogno. Questo quadro è l'originale. Cosa? Sì, ieri c'era una riproduzione, perché questo quadro è quello autentico. Non è possibile, l'hanno sostituito di nuovo. Beh, sembra di sì. Ma quello che mi sembra di capire è che qualcuno ci sta prendendo in giro. È Lorenzo! È Lorenzo che ci sta perseguitando! Bisognerà schiacciare quell'urido verme al più presto o ci rovinerà la vita! Mattias, per favore, bisogna indagare al più presto. È tutto molto strano. Beh, non importa, sarà molto strano, ma lei adesso va a letto. Non posso, Flor, non posso. Non capisco, il colpo l'ha cambiato. Figli a letto, le porto un toast e un tè, perché così sì, non per fa favore, no, un tè è meglio se toast. Tu vai ad occuparti delle tue cose. Che a portargli il tè ci penso io. Scemetta, devi iniziare presto a fare quel gioco per finirlo entro oggi, mi sbaglio? Allora? Oltre ad essere idiota, sei anche sorda? Ma come ti sei permessa? Ehi, io mamma! Sono idiota, aiutami! Te la farò pagare. Roberto mi vuole picchiare! Dai, smettetela! Ehi. Adesso lascialo! Ramiro, smettila, Roberta, gli stai facendo male! Basta, datti una calmata! Ramiro sta soffrendo, bisogna aiutarlo! Robertino. Aspetta, Franco, io ho visto tutto. Ramiro è entrato, l'ha insultata e le ha sbattuto il gioco a terra. Più di così... Dì a questo cretino di non riprovarci, perché la prossima volta lo distruggo! È stata colpa tua? Idiota! Ehi! No, torna indietro, Roberta! Ramiro! Perché ti stai comportando così? Perché ti stai comportando male? Anch'io sto male e sono triste, ma non mi metto di certo a litigare con la gente. Perché sei così cattivo?
Perché io ti odio. Perché me ne voglio andare da qua. Perché l'unica cosa che ti interessa è quel tizio. Io non esisto per te. Perché invece di papà non sei morta tu al posto suo? Non farci caso, te l'ha detto per ferirti. È questa la ragione. Vedrai che gli passerà. Ecco qua, amore mio, ti lascio una colazione buonissima. Ti senti meglio, amore? No. Io dovrei fare delle cose, devo uscire, ma se tu ne hai bisogno io resto. Vuoi che resti, cara? No, no, vai tranquilla, mi sento già molto meglio, grazie. Resto io, Delfina, vai tranquilla, non ti preoccupare. Va bene, io allora me ne vado, ma ad una condizione, che tu te ne occupi, tu e solo tu e nessun altro, ci siamo capiti? Naturalmente. Non urlare, per favore. Bene, bene tesoro, abbi cura di te, ora devi riposarti, rilassati e cerca di bere tutto, eh? Non mi alzerò di qui. Va bene, non muoverti e mangia tutto il pane tostato. Finalmente se n'è andata, santo cielo. Perché non la smetti, Federico? Delfina si sta accorgendo che questa è tutta una bugia. Non se ne sta accorgendo, non se ne sta accorgendo, perché funziona. La bugia funziona ed è l'unico modo che ho perché Florenzia resti con me, perché si occupi di me. Ora ti comporti da egoista e da bambino. Sì, sono un bambino e un egoista, ma questo funziona. Voglio averla al mio fianco, faccio finta di essere malato e lei mi coccola e siamo tutti contenti. Che? Che... Scusate, quindi è una bugia? No. Ma che... smettila di mentire, ho capito tutto, ho sentito. Perché ti comporti così? Perché? No, non ti stavo mentendo. No, 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 non ti stavo mentendo, Flor. Sì, solamente... mi stavi mentendo, l'ho sentito perfettamente. Perché mi fai questo? Perché mi menti? Perché vuoi ancora conferme da me? Perché mi separi da Ariel? Perché vieni nella tenda e mi dici di amarmi e mi spezzi di nuovo il cuore? Perché? Perché voglio che tu stia al mio fianco per tutta la vita. È finita, Federico. Non ti permetterò più di giocare con me. Abbiamo chiuso. Che cos'è questo? Cos'è? Ti sembra una veggente? Aprila e guarda, qui l'unica cosa importante è che devo anticipare i movimenti di Lorenzo, capisci? Stai tranquilla, amore mio, vedrai, insieme cattureremo quel mondo e sudicio ricattatore. Il mondo! Che ti prende? Una copia. Una che? È una copia delle mie confessioni. Lorenzo! Maledetto! Cosa vuoi da me, imbecille? Parla! Il gioco è iniziato, Delfina. Ascoltami attentamente perché adesso ti dirò esattamente cosa voglio da te. Flor, cosa c'è? Perché piangi? No, perché... credo che le cipolle che mi hanno portato l'altro giorno fossero marce e l'odore forte mi ha fatto piangere un po' e... Basta, Flor, non mentire. So bene qual è il motivo. Che cosa sai? Federico, che non ti lascia in pace. Non ti rendi conto che stai dietro a un uomo che non ti dà niente? Ti corteggia, ti fa complimenti, ma non ti darà mai il posto che meriti, Flor. La sua fidanzata è Delfina e tu sei solo la babysitter. Sì, ma cosa faccio? Mi infilo in un tritacarne finché non scompaio? Non posso farlo. No, 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 Flor, lo devi dimenticare una volta per tutte, ma sul serio. Ma non è facile, io ci ho provato tante volte, ma non ci riesco, è inutile. Sì, ma non ci hai provato davvero. Flor, la decisione sta a te. Devi chiudere una volta per tutte, altrimenti soffrirai per tutta la vita. Non farò proprio niente, è questo che non vuoi capire, imbecille. Sì, piccola, pensa, pensa bene, io so molte cose di te che non vuoi che si sappiano, come ad esempio della tua falsa gravidanza e che sei stata l'amante dell'autista. Oh, dimenticavo la ciliegina sulla torta, che Florenzia è tua sorella ed erede della fortuna di tuo padre. A questo punto, bene, ti conviene calmarti e ascoltarmi. Finiscila una volta per tutte, imbecille, e dimmi che diavolo vuoi da me. Che tu lavori per me. Il mio obiettivo è ottenere la fortuna di Federico e tu mi aiuterai ad ottenerla. Che? Tu sei diventato pazzo, idiota. Non contare su di me, hai capito? Cosa hai fatto? Quel pidocchioso è capace di fare di tutto, amore mio. Ho dovuto attaccare. Sono veramente stufa dei suoi ricatti. Sì, sono Paloma, cosa c'è? Preparati perché c'è da lavorare. Vai subito alla villa. E come faccio? Tu ce l'hai la ricetta? Sì. Lascia tutto, Flora. Vieni con me, andiamo lontano da qui. Cosa? A vivere insieme? Beh, no, io ti troverei un posto in cui vivere e magari potremmo lavorare insieme al negozio. Sarebbe bellissimo, Flor. Ma la decisione comunque spetta solo a te. Dimentica Federico, soffrirai tutta la vita per lui.
Sì, hai ragione. Sì. Non resterò qui a continuare a soffrire. Vengo con te, Ariel. Le falta el tiempo, le falta el alma, le sobra el miedo de perder algo, le sobra el vino de...